questo piccolissimo passaggio che vi leggo, questo ha un titolo, perché in questo caso ci sono i titoli, si chiama la United Fruit Company. La United Fruit, per chi non lo sapesse, è quella che oggi si chiama la Chiquita, che era anche all'epoca una grande azienda di agroalimentare che ha praticamente monopolizzato le terre in alcuni paesi dell'America centrale. Appena squillò la tromba, tutto era pronto sulla terra e Geova divise il mondo tra Coca-Cola Incorporated, Anaconda, Ford Motors e altre società. La compagnia United Fruit si riservò la parte più succosa. La costa centrale della mia terra, la dolce cintura d'America, ribattezzò le sue terre, Repubbliche Banane. E sopra i morti assopiti, sopra gli inquieti eroi che conquistarono la grandezza, la libertà e le bandiere, instaurò l'opera buffa, alienò antichi diritti, regalò corone imperiali, sguainò l'invidia e richiamò la dittatura dalle mosche. Mosche Trujillo, Mosche Tacho, Mosche Carias, Mosche Martinez, Mosche Ubico, Mosche umide d'umile sangue e marmellata, Mosche ubriache che ronzano sopra le tombe popolari, Mosche da circo, sagge mosche, esperte in tirannia, scusate, era un elenco di dittatori naturalmente, chiamati tutti attraverso una serie complicata di soprannomi che i lettori dell'epoca sapevano decifrare facilmente. Tra le mosche sanguinarie sbarca la compagnia, stipando di caffè e frutta le navi che scivolarono via, come vassoi con il tesoro delle nostre terre sommerse. Frattanto, entro gli abissi pieni di zucchero dei porti, cadevano indios sepolti dal vapore del mattino. Rotola un corpo, una cosa senza nome, un numero caduto, un grappolo di frutta morta finita nell'etamaio.